Siamo qui con l'attaccante del Ciliverga, Alessandro Triglia. Alessandro, un Ciliverga che parte male, subisce il gol a freddo sul rigore dopo 4 minuti, poi dal 30esimo in poi reagisce e cambia faccia. Dopo il gol del 2-1 però non riesce a trovare il pareggio, nonostante un assedio durato tutto il secondo tempo. Sì, abbiamo fatto una partenza brutta perché non abbiamo curato i dettagli che sono importanti, e eravamo un po' molli e questo non deve mai capitare. Dopodiché, sinceramente, dopo il 2-0 abbiamo preso in mano la partita noi, abbiamo fatto per un'ora la partita, si è riusciti a accorciarla ma non a pareggiare. Peccato, perché per il volume che abbiamo fatto meritavamo il pareggio, però sinceramente non abbiamo quasi mai calciato in porta, quindi fondamentalmente il risultato è giusto così. Diciamo che non era facile oggi perché comunque è un campo stretto dove loro si sono messi tutti dietro. Dobbiamo prenderci un po' più di responsabilità a partire da me, e sicuramente miglioreremo. Siamo all'inizio di un percorso, perché comunque siamo insieme da 2 mesi, è una squadra nuova, e sono sicuro che a lungo andare questa squadra verrà fuori. Siamo qui con il mister del Ciliverga, Paolo Quartuccio. Mister, un Ciliverga che subisce gol dopo 4 minuti, una doccia fredda, poi mostra un'altra faccia, cambia completamente atteggiamento e domina la partita per più di un'ora, non riuscendo però a trovare il pareggio, nonostante abbia fatto un assedio alla porta dello scantrosciato. Quando nascono così le partite e ti trovi a rincorrere non è mai facile. Da questa sconfitta dobbiamo uscire più maturi, dove abbiamo imparato tantissime cose che ci faranno tesoro per la continuazione del campionato. Facciamo i complimenti allo Scanzo Rosciate per il risultato, loro hanno fatto il loro, quindi testa già all'allenamento di domani e via. Beh sì, abbiamo costruito tantissimo, abbiamo fatto bene, ci è mancato purtroppo l'ultimo tocco, l'ultimo tiro in porta. Poi avevamo un avversario di fronte che era molto difficile da scardinare, e quindi è andata così oggi.